È ufficiale. CD Projekt ha annunciato che Cyberpunk 2077 sarà presente alle E3 di quest'anno, ovviamente con una presentazione in grande stile come da tradizione della software house. Ma cosa possiamo aspettarci da questa presentazione? Magari già la data di uscita? Vediamo di fare il punto della situazione e anche qualche piccola ipotesi. Però prima ricordatevi sempre di seguire il nostro canale YouTube e di accendere la campanellina, così non vi perdete neanche una notifica. Come prima cosa riparto dal tweet. L'account ufficiale di Cyberpunk 2077 ha detto esattamente queste parole. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, saremo alle E3 di quest'anno. Ma come in concreto il gioco sarà presente? Stando alla mia esperienza con il team di sviluppo, direi che un primo reveal in una delle conferenze è assolutamente scontato. E quest'anno la situazione è particolarmente semplice. Sappiamo infatti che Sony non terrà alcuna conferenza PlayStation alla fiera di quest'anno. E considerato anche quanto avvenuto lo scorso anno, è abbastanza facile immaginare che vedremo qualcosa di Cyberpunk 2077 già durante la conferenza Xbox. Magari potrebbe essere il primo clamoroso gioco mostrato durante l'evento, oppure quello di chiusura, ripetendo quanto fatto all'edizione 2018 dell'E3. Quindi posso dare per scontato che CD Projekt avrà il suo bello stand dentro la fiera. Ormai è tradizione fin dai tempi di The Witcher 3, e dubito che la Software House voglia rompere questa consuetudine. Ci sarà la solita corsa a prendere i primi appuntamenti per poter vedere la presentazione del gioco non appena la fiera aprirà, martedì 11 giugno all'ora di pranzo. Ma cosa possiamo aspettarci di vedere durante questa presentazione a porte chiuse, che probabilmente durerà un'ora? Qui mi muovo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma tenendo in considerazione la prima lunga presentazione, è scontato aspettarsi un'altra lunga quest principale, spero basata su un'ambientazione inedita e molto distante da quella che abbiamo già visto. E confido che CD Projekt ci mostri con maggior approfondimento le conseguenze delle nostre scelte in gioco, con una spiegazione più dettagliata del sistema di causa ed effetto legato alle azioni che compiremo. Scordiamoci una demo giocabile direttamente da noi, non è tradizione dello sviluppatore, significherebbe far vedere il titolo a troppe poche persone. Credo invece che stavolta il team di sviluppo voglia mostrare maggiormente il grado di profondità dell'elemento ruolistico del gioco, con la classica demo provata dallo sviluppatore. Mi aspetto quindi di vedere con più dettaglio la fase di creazione del personaggio e la gestione delle sue statistiche e abilità, magari con uno sguardo approfondito sugli alberi dei talenti e sulla suddivisione tra le tre classi fluide previste e già annunciate. Credo sia possibile che vedremo con più precisione anche la gestione dell'armamentario e del proprio veicolo personale, magari con un focus sulla personalizzazione di questi due elementi, che saranno parte integrante della progressione della storia e del personaggio principale. E perché no? Magari questa volta ci faranno vedere altre tipologie di mezzo di trasporto, visto che è stato già confermato che potremo guidare anche delle moto. E poi, ne sono sicuro, vedremo finalmente la data di uscita. Dubito che CD Projekt sia pronta per annunciare una data precisa composta da giorno e mese, ma probabilmente la presentazione si chiuderà con un generico Fall Late 2019 a sottolineare l'intenzione del team di rendere Cyberpunk 2077 uno dei grandi AAA di fine anno. Sono davvero troppe le voci di corridoio che sembrano confermare l'uscita in questo 2019 tra analisti e dichiarazioni di distributori. E la stessa CD Projekt ha rilasciato in occasione di San Valentino un'immagine abbastanza particolare in cui si legge inciso su un fucile il numero 112, che potrebbe far pensare al 2 novembre secondo le date americane. Voglio però aggiungerci del mio per lasciarvi discutere. Per quanto un'uscita quest'anno possa essere realistica, c'è da considerare che di mezzo c'è il team di sviluppo che praticamente in tutte le occasioni ha dimostrato di non riuscire a rispettare le date che si era imposto. Sia il secondo che il terzo The Witcher sono slittati, e non voglio parlare dei pesanti ritardi di Gwent e The Thronebreaker, quindi sono convinto che seppur annunceranno un'uscita entro la fine del 2019, in realtà vedremo Cyberpunk 2077 soltanto nella prima metà del 2020. Probabilmente a maggio, esattamente quando è uscito The Witcher 3. In questo modo, tra l'altro, CD Projekt si posizionerebbe in modo molto astuto anche in vista della prossima generazione di console. Se infatti la prossima Xbox riuscisse ad arrivare sul mercato già all'inizio del 2020, come ho ipotizzato in un altro video, Cyberpunk 2077 potrebbe addirittura essere un titolo di lancio della nuova console. Se invece le console dovessero arrivare tutte alla fine del 2020, il team di sviluppo avrebbe tutto il tempo per lavorare su un mega aggiornamento da distribuire nel day one delle console, per rendere il gioco ancora più bello da vedere sulla prossima generazione. Siete d'accordo con queste mie valutazioni? Secondo voi quando riusciremo davvero a giocare Cyberpunk 2077?
Fatemelo sapere qui sotto tra i commenti e mi raccomando, se state guardando questo video su YouTube, mettete un bel mi piace che fa sempre piacere. Ciao e grazie.